quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Buongiorno, benvenuti in questo nuovo What I Eat in a Day. Stamattina ci svegliamo con una bella torta soffice soffice. La mano che vedete è della nonna. Saluta nonna. Ciao. E allora, stamattina tutta la famiglia ci siamo riuniti attorno alla tavola e... Ragazzi, arrivate dopo, abbiamo già fatto colazione, però ve lo diciamo, abbiamo mangiato il ciambellone più soffice del mondo di Adelaide Melles. Qua c'è un altro bimbo che saluta. È buonissimo e tanto accendo la videocamera perché io adesso ne prenderò un'altra fettina perché è troppo buono. Aspetta, è morbido, è ancora molto molto caldo. Guardate che morbido. Buonissimo, quindi la mia colazione è stata due fette grandi così, questo è il mio dito, vi faccio vedere, due fette grandi così di ciambellone e un caffè. Oggi stranamente nel bicchierino di carta, perché Gabriele ha fatto un manicomio in cucina per fare la torta, quindi ha detto basta, non sporchiamo più niente, e quindi di solito noi lo prendiamo nella tazzina di topolino, oggi invece non ci perdonate, ma è reale questo What I Eat in a Day. E quindi grazie al nostro cuoco del mattino, Gabriele ha fatto una torta che è venuta benissimo, dorata, perfetta. Mangiamo questa buonissima torta. Ci vediamo per lo spuntino. E dopo una bella nuotata, una buona merenda. Ta-da! Pesca! Sono due pesche e una noce pesca. E io credo che ce la spazzoleremo tutta adesso, quindi mezza io e mezza Gabriele, come spuntino super. Bene, vediamo com'è. La frutta a mare ha un altro sapore. Voi che ne dite? Faccio merenda. Ciao! Voi che preferite, la pesca o la noce pesca? Io la noce pesca. E per pranzo oggi una buonissima, buonissima cosa. Oggi lustici perché non mi andava di cucinare, sono in vacanza, sono al mare. E quindi vi faccio vedere cosa mangiamo. Direttamente dal bar Europa, parlo piano, sono mica tutti gli ombrelloni. Dai, dai, sfida. Allora, per me una pizzetta e per Gabriele un arancino alla norma. Questo sarà il nostro pranzo e poi alla fine un pochino di frutta. Bene, bene. E allora, questo è il nostro buonissimo pranzetto. E allora, buon appetito a tutti. Noi in riva al mare e voi chissà dopo. Bacio! Ma quanto è buona la pizzetta! Ma qui c'è qualcuno che bara, dove l'avevi nascosta quella? Ti hai rifatto un altro vassoietto? Goloso! E allora lui manda la pizzetta e l'arancino, ecco. E noi ci guardiamo il panorama nel frattempo, va che la mia pizzetta già l'ho volatilizzata. Che bello, mi nutro di natura. Un bacio a dopo. La cremeria senza lattosio, un ossimoro, il fior di latte. Vabbè, c'era questa, io aggiunto un pochino di caffè amaro e adesso questa la divido insieme a Gabriele. Non è enorme, però ha abbastanza calorie. Non è vero, se la mangia lei. No, 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 me la divido con Gabri. Questa... È l'ora della merenda, vero che è l'ora della merenda? Vero, sempre merenda, qua si fa. E allora, per merenda? Uva. E melone, melone, uva, uva e melone, così, già portata da casa con gli stuzzichi, nonna previdente io. Bene, questa è la nostra merenda frugale ma buonissima, buona merenda a tutti. E stasera per cena ci gustiamo una golosità. Quello che state vedendo però è il piatto di Gabriele, perché il mio è ben più misero. Ho fatto i medaglioni di zucca, contengono uovo e parmigiano reggiano, quindi hanno sia la verdura che la fonte proteica. Una patata dolce la dividiamo in tre, io non ne mangerò, a fettine fritta. E una buonissima salsina fatta con lo yogurt Total Fage 02,
buonissimo, mischiata con un po' d'aglio, del limone, dell'olio extravergine di oliva e del prezzemolo. Tutto tritato insieme viene una cosa gustosissima. Ora, questo è il piatto di Gabriele, vi faccio vedere il piatto di Gabriele semplicemente perché è più bello. Vi faccio vedere invece la mia porzione. Avendo mangiato molti carboidrati, reintegro stasera solo, quasi esclusivamente, perché i carboidrati ci sono anche in questa, le proteine. Quindi mangio due medaglioncini che non sono tanto grandi e un pochino di salsina e io sono a posto così. Se avrò ancora fame prenderò una bella noce pesca che ho già lavato e sistemato qui a tavola. Vi faccio vedere la dimensione della polpettina, per capirci è questa, quindi non sono grandissime porzioni, per questo ne vedete 5 nel piatto di Gabriele, sono come due hamburger, diciamo così, la quantità in grammi. E la nostra polpettina si presenta così al suo interno, buonissima, con una crosticina bella croccante. Potete farle anche fritte, io stasera ho preferito farle al forno. Bene, questa la cena di Gabriele, è quella un po' più miserabile, no, è più giusta per le mie proporzioni. Se non voglio variare di peso in eccesso, ebbene la sera stare più leggeri, quindi questa è la nostra cena e si conclude così una bellissima giornata trascorsa al mare insieme a voi. Spero che questo What I Eat in a Day un po' atipico vi sia piaciuto. Noi ci vediamo per il prossimo video, un bacio a tutti.